questo video ci sono un McDonald's pieno di T-Rex giganti sparalaser, la fusione tra tutti i Rainbow Friends e una scimmia fighissima con gli occhiali da sole. Non aggiungo altro. Come sempre, se il video vi è piaciuto e non vi sto totalmente antipatico, vi ricordo che potete iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace, che fa sempre piacere. Buona visione! Ragazzi, ricordatevi che si torna sempre dove si è stati bene. Mio piccolo gorilla con gli artigli e le balestre. Mio piccolo dinosauro con i tentacoli. Quanto mi siete mancati! Anche voi due, amici pterodattili! Comunque, probabilmente ho davvero bisogno di uno psicologo. Ma ora non ci interessa. Siamo tornati sul gioco della vita, ossia su ARBS. Animal Revolt Battle Simulator, che poi, ora che ci penso, in italiano sarebbe simulatore di battaglia rivolta degli animali. Ma che rivolta è? C'è un T-Rex con i tentacoli e una scimmia con gli artigli di Wolverine. Ma ci rendiamo conto? La prima mappa fuori di testa che andremo a provare oggi è questa qui. Non chiedetemi perché ci siano tre teste giganti di dinosauro che escono da un muro, non ne ho la minima idea. E non chiedetemi neanche il perché di Mecha Godzilla. Non ce l'ho messo io, non facciamoci domande, ok? Questa mappa consiste nel mettere un dinosauro a sinistra e farlo camminare verso il maialino. Il problema sono quei pugni giganti che cominceranno a roteare e lo colpiranno dritto in faccia, facendolo volare o in bocca ai dinosauri o nel recinto dei serpenti giganti assassini. Mi dispiace, piccolo triceratopo viola. Mamma mia, ma quel T-Rex come lo sta guardando? Ti prego, stai calmo. Stavo dicendo, non so se riuscirai a sopravvivere, ma sono sicuro che ti impegnerai al massimo per superare questo ponte della morte. Vai! No, no, triceratopo... Ragazzi, c'è un problema. Non doveva andare proprio così. Ma perché si è ammazzato? Bro, ho capito che era difficile, ma neanche a far così. A mali estremi, estremi rimedi. Adesso è il turno della caca scimmia, che ho chiamato così perché questa scimmietta lancia la cacca esplosiva per difendersi. Quindi questo la rende una caca scimmia. Adesso voglio che spammiate nei commenti hashtag cacascimmia. Guardate quanto è bella. Vai cacascimmia, puoi farcela. Piano, piano, attenta ai pugni, forse ce la fa. Oh mio Dio, oh no! Cacascimmia! Gli è arrivato un pugno in faccia fortissimo ed è volata dall'altra parte della mappa. Cacascimmia, dove sei? Ovviamente non sono per niente soddisfatto. Mia cara cacascimmia, adesso ti potenzierò. Tu diventerai fortissima. Riuscirai a superare i pugni giganti della morte e arriverai al cinghialotto supremo. Puoi farcela! Vai, cacascimmia! Prima di tutto, gli mettiamo degli occhiali da sole super swag. Guardate quanto è bella! Ragazzi, qui la situazione sta leggermente sfuggendo di mano. È diventata una cacascimmia mafiosa. 12 seconds later. Mio caro cinghialotto, inizia a tremare perché è arrivata la cacascimmia suprema. Le ho messo uno scudo gigante sul petto, due scudi sui polsi e poi tutti i pezzi dell'armatura su gambe e braccia. Sei pronta? Puoi farcela! Oh mio Dio, guardate quanto è bella! Resisterai ai pugni! Oddio, no! No! No!
cacascimmia! È morta la mia cacascimmia! Ma dai! Io credevo in te! Tu, amico serpente gigante, stai calmo! È già morta, ok? Resta al tuo posto! Che poi ho chiamato quello serpente gigante! Cioè, guarda questo! Ha addirittura una corona! E come dice il detto, se cacascimmia morirai, gorilla gigante cyborg rinascerai! Vai, cacascimmia evoluta! Fagli vedere chi comanda! Uga buga! Uga buga! Vai, distrutto! Fai veramente schifo! Cioè, è stata mangiata addirittura dai 3 dinosauri! Per il momento ti sta andando bene, ma fidati di me! Non durerai a lungo! Prima o poi verrai sbranato! Ora che ci penso, i pugni non possono colpirti se non ti vedono! Vero, arancione? Ma poi guardate quanto è fico! Però essendo piccolino, potrebbe riuscire a passare sotto ai pugni giganti. Quest'idea è geniale. Adesso però bisogna capire se effettivamente funziona. No, no, non nel recinto dei serpenti. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, povero arancione. Che schifo, che schifo. Oh mio Dio, oh mio Dio. No, no, io non ho visto niente. Io me ne vado. Alla prossima. Aiuto, lo stanno ancora mangiando. Io però almeno una volta voglio vincere. Ed è per questo che utilizzerò una formica piccolissima. Puoi farcela. Devi solo riuscire a passare sotto ai pugni. Ok? Vai. Vai formichina. Vai. No! Basta! Ma perché vi ammazzate sempre? Tra l'altro è riuscita a rimbalzare su un serpente! Io vi odio! Adesso sai cosa faccio? Elimino i pugni, va bene? Mi sono scocciato! Stramaledetto cinghiale! Tu ora morirai! Basta! Vai, T-Rex gigante! Pensaci tu! Guardatelo! Guardatelo! Sei! Se l'è mangiato! Finalmente! No! No, T-Rex! No, stai buona! Salve, buongiorno! Per me un Crispy McBacon e una coca grande. Grazie! Oh, ma che è tutto sto bordo? Cosa ci fanno dei dinosauri al McDonald's? Scusa! Piano, piano, oh mio Dio! Ma che sta succedendo? Ragazzi, ragazzi, tenete le porte chiuse! Intanto fammi il Crispy McBacon! Ma chiudi tutte le porte! Subito! Tra l'altro tu hai un fucile! Usalo! Ci sono dei dinosauri! No, no, no! Sta entrando il T-Rex! Ma guardalo! È No, 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 no! Sono riusciti ad entrare! Aia! Aia! Mi hanno ucciso! Ma come ha fatto ad entrare? Si sta mangiando tutti! Altro che Crispy McBacon! Gli umani sono il loro Crispy McBacon! No! No! No, no, lui no! Lui no! Sta preparando il mio panino! Ma dai! E lo so che ho perso! È entrato un dinosauro dentro al McDonald's! Adesso me lo fai tu il panino, imbecille! E comunque, benvenuti al McDonald's! Il fast food più tranquillo al mondo! Se non fosse che fuori c'è la fusione gigante di tutti i Rainbow Friends! Ragazzi, non chiedetemi dove ho trovato questo mostro, ma l'idea è geniale! E poi è fatto benissimo! Ci sono proprio tutti! C'è viola, c'è verde, c'è blu, c'è arancione e c'è addirittura rosso! Ho seriamente paura di quello che succederà, ma non vedo l'ora! E questo, amici miei, dovrebbe essere Ronald McDonald, il clown, appunto, del McDonald, anche se è direttamente uscito dall'inferno! Ma guardate le mani! E caccia delle fiamme! Questa è la versione potenziata di It, il pagliaccio assassino. Altro che McDonald's. Ora sono veramente...
Che co... oh, tranquillo! Che cosa sta succedendo? Ma sta sparando alla velocità della luce! E che ci fa un orso polare nel McDonald's? Tra l'altro la fusione dei Rainbow Friends non può entrare! È troppo grosso! Vai Ronald! Vai! Puoi farcela! Oh mio Dio, guardatelo! Ma è una battaglia epica al McDonald's! Vai Ronald! Vai Ronald! Oh mio Dio! Che cosa sta succedendo? Oh! Non ci posso credere! La fusione di tutti i Rainbow Friends è stata sconfitta! Ragazzi, mi è venuta un'idea leggermente stupida. Avete presente gli Happy Meal del McDonald's? Ecco, adesso lo faremo a grandezza naturale. 6.5 hours later. Ed eccolo qui, l'Happy Meal gigante nella vita reale. Voi vi starete chiedendo, Poggo, ma in che senso? È solo un McDonald's pieno di persone. Semplicemente non vi ho detto per chi era l'Happy Meal gigante. L'avete capita? Il McDonald's senza il tetto, circondato da T-Rex giganti che si ciberanno delle persone all'interno. Nel dubbio, ho anche leggermente modificato i dinosauri. Fidatevi di Poggo, sarà molto divertente. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Che cosa sta succedendo? Cosa ho creato? Ragazzi, che cosa ho fatto? Però ho vinto! Il mio Happy Meal gigante ha funzionato! Più o meno! Vorrei chiudere in bellezza facendo provare alla caca scimmia il mio nuovo percorso della morte. Guardate quanto è bello! C'è una testa di T-Rex gigante, una mazza chiodata, un drago sputafuoco e delle lame super appuntite. Sei pronta, caca scimmia? Io credo in te, caca scimmia! Puoi farcela! Fai veramente schifo! Al prossimo video! Calcio si umido! Wow! Ha tirato un calcio al cinghiale!